Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Milly Carlucci nel corso di 5 puntate di Ballando con le Stelle ha eliminato dalla gara solo i cugini di Campagna, poi fra Wild Card, Tesoretti, Salvacondotti. Mancanze di tempo e ora possibili ritiri ha sempre salvato tutti. Durante la quinta puntata andata in onda ieri sera, 26 ottobre, nonostante le premesse e i tempi fossero dalla sua, la puntata si è conclusa con l'ennesimo nulla di fatto. Gli autori mi dicono che a causa degli infortuni e delle possibilità di ritiro in questa puntata, nonostante tutti gli annunci, non eliminiamo nessuno, ha annunciato, c'è stato un colpo di scena. La nostra vita travagliata fra possibilità di ritiro di coppie, quindi dobbiamo conservarci un po' il cast. Vince Anna Lu che ottiene un bonus e non eliminiamo nessuno. Il pretesto è Nina Zilli. Nina Zilli vuole ritirarsi da Ballando con le Stelle, dunque, non ce la faccio più. Queste le parole della cantante. La cantante che infatti si è infortunata settimane fa e nonostante riesca a portare a casa sempre coreografie degne di essere chiamate tali, il dolore sarebbe insopportabile e il rischio di peggioramento c'è. Per questo motivo, dopo essersi esibita con Pasquale La Rocca, ha annunciato di volersi ritirare, ma alla fine, convinta dai giudici, è rimasta in gara. La classifica l'ha salvata e il pubblico l'ha supportata. Ma a quanto pare il rischio di non rivederla sabato prossimo c'è e così, onde evitare di perdere tre coppie in 5 puntate, Milly Carlucci ha giocato d'anticipo non eliminando nessuno. C'è rischio di peggioramento, il medico mi ha prescritto riposo assoluto per 2-3 settimane, le parole della cantante. Puoi fare coreografie che non ti mettano a rischio le costole e il piede, magari da seduta. Qua abbiamo visto ballare su materassi, sedie, di tutto, ha cercato di convincerla Fabio Canino. Al momento però Nina Zilli è in gara. Tornerà sabato o Milly Carlucci sarà costretta a ufficializzare il suo ritiro? Ditecelo voi intanto, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.